Cominciamo quest'ultima parte relativa all'argomento della forma del nome, vedendo come si forma il femminile. Ci sono quattro tipi di nomi rispetto alla formazione del femminile. I nomi mobili, il cuoco, la cuoca, quindi quelli che cambiano di desinenza. I nomi indipendenti, e cioè quelli che hanno una forma del femminile totalmente diversa da quella del maschile. I nomi di genere comune, cioè che conservano la stessa forma sia al maschile che al femminile. E i nomi di genere promiscuo, cioè che sono validi sia per il maschile sia per il femminile. Cominciamo dai nomi mobili. I nomi mobili cambiano desinenza dal maschile al femminile. I nomi che terminano in O hanno un femminile in A, quelli che terminano in E possono avere un femminile in A o in essa, a seconda se si tratti di professioni animali o titoli nobiliari. I nomi che terminano in A hanno un finale in essa. E infine i nomi maschili che terminano in tore hanno il femminile in trice. Vediamo degli esempi per capirci meglio. Quindi avremo nomi che finiscono in O, che al femminile finiscono in A: maestro, maestra, nonno, nonna, fioraio, fioraia. I nomi che finiscono in E possono finire in A, come parrucchiere, parrucchiera, signore, signora, infermiere, infermiera, oppure relativi ad animali. A titoli nobiliari e a professioni, leone al femminile fa leonessa, conte fa contessa, professore fa professoressa. I nomi maschili che terminano in A, come poeta o duca, al femminile fanno poetessa e duchessa. I nomi maschili che terminano in tore, al femminile terminano in trice, quindi nuotatore, nuotatrice, pittore, pittrice, allenatore, allenatrice. Poi abbiamo i nomi indipendenti, cioè quelli che hanno forme diverse al maschile e al femminile. Vediamo qualche esempio. Montone al femminile non fa montona, ma fa pecora, così come marito al femminile fa moglie, uomo al femminile fa donna, maiale al femminile fa scrofa, cavallo al femminile fa giumenta e bue al femminile fa mucca. Questi sono solo alcuni esempi. Come vedete, sono indipendenti perché le parole usate per il femminile sono totalmente diverse da quelle usate per maschile. Poi abbiamo i nomi di genere comune, ossia quelli che hanno un'unica forma sia per il maschile che per il femminile. Attenzione, in questi casi, per riconoscere, il genere del nome, bisogna fare attenzione al contesto e a tutto ciò che c'è intorno, cioè articoli, aggettivi, participi passati. Prendiamo ad esempio una frase: il tennista italiano è stato premiato alla fine del torneo. La tennista italiana è stata premiata alla fine del torneo. Vedete che dall'articolo determinativo, dalla desinenza degli aggettivi e dalla desinenza dei participi passati possiamo collegare il genere della parola tennista. Quindi leggete bene il contesto e fate attenzione agli elementi collegati al nome in questi casi. Poi abbiamo i nomi di genere promiscuo, sono nomi, molti nomi di animali che hanno un'unica forma con cui si indicano sia il maschio che la femmina. Zebra, tigre, delfino, ghepardo non hanno una forma maschile o femminile, ma si usano indipendentemente. Per far capire il genere della zebra, della tigre, del delfino, del ghepardo di cui parliamo, basta aggiungere il nome maschio o femmina. Quindi abbiamo la zebra maschio e la zebra femmina, la tigre maschio e la tigre femmina, il delfino maschio e il delfino femmina. Infine abbiamo dei nomi particolari, formano il femminile in modo particolare senza seguire le regole dei nomi precedenti, e cioè parole come zar, gallo, re, cane, dio, eroina avranno un femminile tutto a modo loro: zarina, gallina, regina, cagna, dea, eroina. Veniamo adesso al numero, alla forma in base al numero, cioè singolare e plurale. I nomi singolari indicano un solo elemento. Può essere persona, animale o cosa. I nomi plurali, una molteplicità di elementi. Abbiamo quattro tipi di nomi anche in questo caso.
Nomi variabili, cioè quelli che cambiano dal singolare al plurale. Nomi invariabili, cioè che restano uguali sia al singolare che al plurale. Vedete, ad esempio, il cobra, i cobra. Nomi difettivi, quelli che non hanno un plurale. Se io dico 1 litro di latte e se io dico 2 litri di latte, la desinenza della parola latte non cambia. E poi abbiamo addirittura i nomi sovrabbondanti, cioè che hanno due forme di plurale, una in i e una in a. A seconda della forma che utilizziamo cambia anche il significato. Partiamo con i nomi variabili. Si dividono in tre classi. La prima classe, i nomi che terminano in a. La seconda classe, i nomi che terminano in o. La terza classe, i nomi che terminano in e. Adesso, relativamente a queste classi, vedremo delle lunghe tabelle. Non sono da imparare a memoria, ma da ricordare e da tenere come promemoria quando realizziamo i nostri elaborati scritti. Nomi che terminano in A: se maschili hanno il plurale in I, se femminili hanno il plurale in E. Nomi che terminano in Ca e in Ga: se maschili terminano in Chi e Ghi. Se femminili terminano in che e ghe, quindi avremo monarca, monarchi, collega, colleghi, amica, amiche, alga, alghe. Fa eccezione il termine belga, un nome maschile singolare che al plurale non fa belghi, bensì belgi. Così come i nomi femminili che terminano in cia e gia, questo l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto la morfologia e la fonetica. Possono terminare in cie e gie quando la i è accentata, nel caso di farmacia fa farmacie, così bugia fa bugie, oppure se il finale cie e gie è preceduto da una vocale, per cui fiducia farà fiduce, ciliegia farà ciliegia, valigia farà valigie. Invece, se sono preceduti da una consonante, hanno il finale plurale in ce, quindi doccia, docce. I nomi femminili con desinenza in scia hanno il plurale in sce. Seconda classe, nomi che terminano in o. I nomi maschili con desinenza o terminano al plurale in i. I nomi maschili che terminano in co e in go al plurale faranno chi e ghi se hanno l'accento sulla penultima sillaba, se faranno ci e gi se hanno l'accento sulla terzultima sillaba. Quindi bosco, accento sulla penultima sillaba, fa boschi, manico, accento sulla terzultima sillaba, farà manici. I nomi maschili che terminano in logo, se sono nomi di persone, avranno il plurale in logi, quindi antropologo farà antropologi. Se sono nomi di cose, catalogo, avranno il plurale in loghi, quindi cataloghi. I nomi maschili con la desinenza in io avranno la desinenza plurale in i, se la i di io è accentata, quindi studio farà studi, e atona, e finiranno in doppia i se la i del suffisso io è accentata, quindi fruscio farà fruscii, pendio farà pendii. Terza classe, i nomi che hanno la desinenza in e maschili e femminili terminano in i. Quindi padre, padri, madre, madri, fiore, fiori, legge, leggi. Fa eccezione bue, che al plurale fa buoi. Poi abbiamo i nomi invariabili, sono nomi che conservano al plurale la stessa forma del singolare. Nomi monosillabici, lo sci, gli sci, la gru, i re. Nomi che terminano con vocale accentata, la città, le città, il tabù, le tabù, i caffè, il caffè, i caffè, la virtù, le virtù. Alcuni nomi maschili che terminano in A, quindi il sosia, i sosia, il cinema, i cinema, il cobra, i cobra. Quando
Quasi tutti i nomi femminili che terminano in o e che sono abbreviazione di altri nomi. L'auto, le auto, abbreviazione di automobile, la moto, le moto, abbreviazione di motocicletta, la radio, le radio, abbreviazione di radiotrasmittente o radioricevitore. I nomi in ie di genere femminile, la barbarie, le barbarie, la specie, le specie, la serie, le serie. Attenzione, fanno eccezione moglie ed effige, che al plurale escono in i, quindi mogli ed effigi. Superficie invece può terminare in i o in ie. Ie è la forma più arcaica. I nomi in i, l'analisi, le analisi, l'oasi, le oasi, l'ipotesi, le ipotesi, e i nomi per lo più stranieri che terminano in consonante. Quindi avremo lo stop, gli stop, la band, le band, l'habitat, gli habitat, l'hotel, gli hotel. Sono tutti questi nomi invariabili. Infine abbiamo nomi difettivi, cioè che hanno un solo numero, sia per il singolare che per il plurale. Hanno solo il singolare, molti nomi astratti, la prudenza, il coraggio, la pazienza, non esiste la forma plurale. Alcuni nomi collettivi, la prole, la gente, il fogliame. Alcuni nomi di malattie, la malaria, la varicella, il colera. Se io mi riferisco a due persone, Antonio e Giovanni, hanno avuto la varicella, non le varicelle. Nomi di mesi, gennaio, ottobre, dicembre, febbraio, non hanno la forma plurale. I nomi di oggetti non numerabili, pane, burro, latte, vai a prendere 2 litri di latte, non di latti, quindi rimane invariato. Nomi di cose uniche in natura, l'universo, l'equatore, lo zenith, non hanno un plurale, sono difettivi di plurale. I nomi di metallo, mercurio, carbonio, alluminio, ferro, eccetera, eccetera. Hanno invece solo il plurale i nomi di oggetti formati da due parti, gli occhiali, i calzoni, le forbici, le manette, le redini. E alcuni nomi di origine dotta, cioè che provengono tali e quali così come sono dal latino, come le nozze, le ferie, le esequie, i posteri, le calende. E i nomi che indicano una pluralità di oggetti, le vicinanze, i dintorni, le masserizie, i viveri, hanno solo la forma del plurale. Infine, i nomi sovrabbondanti sono nomi che hanno due forme per il plurale. Una di queste forme finisce in i e l'altra finisce in o. Sono nomi maschili che terminano in o, hanno per il plurale la forma in i e la forma in a. Quando cambiano desinenza, cambiano anche significato. E qui c'è una bella lista. Per esempio, per braccio, i bracci sono le parti di un oggetto, i bracci del candelabro, i bracci della prigione, le braccia sono gli organi del corpo umano. Ciglio, i cigli sono i limiti della strada o di un fossato, le ciglia sono quelle degli occhi e così via. Non dovete imparare a memoria queste parole, ma dovete tenere conto che alcuni nomi hanno un plurale sovrabbondante, cioè due forme, e in base alla forma cambia di significato. Con questo si conclude il capitolo che riguarda la forma dei nomi. Arrivederci.